In un momento di gravissima crisi idrica con zone della città di Sciacca che rimangono a secco senza ricevere una sola goccia d'acqua per giorni e giorni, a volte anche per settimane, fa veramente tanta rabbia vedere poi ingenti quantitativi d'acqua che si disperdono lungo le strade. Succede in via Guglielmo il Buono, arteria di località San Marco, quella per intenderci che conduce agli stabilimenti balneari Cocoloco e Snello, e questo è lo spreco che viene denunciato dai residenti che da più di un mese segnalano la situazione ad Daica ma senza alcun riscontro. La conseguenza è che ogni settimana, riferiscono i residenti, per più di 12-13 ore si assiste ad un simile spreco. Tutto ciò a causa di una perdita idrica presente lungo l'arteria che ancora non viene riparata e l'acqua si disperde inesorabilmente lungo il manto stradale creando anche disagi e pericoli ovviamente alla viabilità. Inconcepibile ed inaccettabile. Un simile spreco della preziosa risorsa non dovrebbe mai verificarsi, ma a maggior ragione in un periodo di grave emergenza come quello che stiamo vivendo. E a proposito di crisi idrica, turni che saltano in zone senza acqua, in località Foggia dopo 10 giorni di attesa oggi c'è stata l'erogazione, ma con una pressione talmente ridotta che nessuno dei residenti è riuscito a riempire le cisterne. Residenti che si dicono pronti ad attuare eclatanti forme di protesta.